Buongiorno, io sono appena sveglia, infatti non so come mettermi i capelli perché mi sono appena svegliata, quindi hanno vita propria. Ieri me li sono lavata e poi li ho piastrati, quindi vabbè, dovrebbero essere abbastanza gestibili. Però, vabbè, sì, sono appena sveglia, quindi sono un po' così. Come vedete, la luce è bellissima, sono davanti alla finestra e vabbè, perdonate la voce, ma appunto mi sono appena svegliata. Comunque la luce è bellissima e oggi non c'è neanche una nuvola in cielo, magari durante la giornata cambierà. Adesso sono le 8:47, quindi la giornata ha tempo per cambiare, magari diventare un po' più nuvoloso, però è bello svegliarsi con questa vista. Adesso poi ve la faccio vedere, perché non c'è neanche una nuvola, solo che ho appena guardato sul telefono e fuori fanno 4 gradi. Nei giorni scorsi veramente ha fatto freddissimo, anche oggi non mi aspettavo così tanto freddo, cioè il freddo me lo aspettavo, però addirittura a 4 gradi non ero pronta. Infatti sono andata in questi giorni a comprare nei negozi qualche felpa, qualche giacca in più, perché quello che mi sono portata era più proprio da mezza stagione, mentre in questi giorni sta facendo freddo come se fossimo in inverno e appunto non ero preparata. Ah, tra parentesi, sono a Londra, non l'ho ancora detto. Mi sembra ormai di averlo detto mille volte perché in realtà su Instagram sto facendo un sacco di storie tutti i giorni e quindi do per scontato che lo sappiate. Vabbè, l'ho detto anche in qualche vlog che sarei partita, però sì, come vedete anche dallo sfondo non sono a casa mia, ma sono a Londra. Sono a casa di Giulia, come è successo quest'estate, infatti sono stata qui a Londra a giugno, tra giugno e luglio, e mi ha ospitata Giulia e anche questa volta mi sta ospitando, quindi sono qui. Lei adesso è fuori a lavorare, comunque tra poco tornerà, quindi appunto la sto aspettando e intanto mi stavo mangiando, oddio, sto rompendo tutto, mi sto mangiando questi biscotti di Tiger che sono al caramello. Io adoro il caramello, solo che in Italia, essendo che sto a casa, abito in un paese, quindi non in centro a Milano, che scendo, esco, mi faccio una spesa o vado in un bar. Quando sono in Italia in realtà non sfogo tanto questa mia voglia di caramello. Quando vengo qui a Londra vivo praticamente solo di caramello. Vado da Starbucks e prendo il caramel macchiato, che appunto è tipo un caffè latte con soprattutto il caramello. Poi vabbè, sto prendendo un sacco di schifezze con il caramello sopra. Ho preso anche questa barretta che mi stavo per mangiare adesso, che l'ho presa da Pret a Manger. Si chiama Popcorn Bar perché è fatta tutta di popcorn e sopra c'è il caramello e il cioccolato. Infatti stavo dicendo sulle storie che qui a Londra sto proprio mangiando sanissimo, mi sto proprio impegnando per mangiare sano. No, non è proprio vero. Solo che camminando tanto ho bisogno di energie, mettiamola così, facciamo finta che va bene mangiare così. No, non va bene. Però alla fine dai, ci sto una settimana, poi torno a casa e cerco di mettermi un po' in riga. Questi capelli non li sopporto, non vedo l'ora di sistemarli. Però niente, volevo un po' parlare con voi qui perché sono qui a casa da sola e mi sentivo molto cozy stamattina, che mi sono svegliata anche abbastanza presto perché vabbè, le 8:30, per essere in vacanza le 8:30 non è tardissimo, anzi. E mi stavo anche vedendo un video su YouTube, eccolo qua, che è della youtuber Kelsey, che è una youtuber americana. Stava facendo vedere la sua camera, quindi mi stavo vedendo il video facendo colazione, tra virgolette, in realtà sono qui a letto. Però in realtà non ho nulla da bere se non l'acqua e io odio fare colazione con l'acqua. Quindi non vedo l'ora di uscire, anche perché qui da Starbucks, adesso in questo periodo autunnale, stanno facendo il pumpkin spice latte, che è praticamente un cappuccino, un caffè latte, con dentro una sorta di miscuglio fatto da loro che dovrebbe sapere anche di zucca, ma io personalmente non sento la parte della zucca, però sa tantissimo di spezie, in particolare di cannella, quindi è veramente buonissimo. Poi sopra ci mettono la panna montata, è buonissimo ed è caldo, non è tipo frappuccino, è proprio un cappuccino con la cannella, però non come in Italia che ci mettono semplicemente sulla cannella, sa proprio anche il caffè latte di questi sapori buonissimi, e quindi ho molto voglia di un pumpkin spice latte. E per il resto vi dirò anche la verità: io ormai sono qui da
4 giorni, perché sono arrivata qui giovedì addirittura, quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica, e oggi è lunedì, quindi sono qui da qualche giorno, però non ho mai vloggato, se non ieri che ho provato a iniziare il vlog e dopo ho smesso, e c'è un motivo per questa cosa. In pratica, quando sono qui a Londra, ormai lo sapete se mi seguite da un po', che io a Londra vengo molto 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 spesso, perché è una città che mi piace tantissimo, poi ho qui tante amiche, conosco tante persone qua, quindi mi piace tornare. E quindi quando faccio vlog non faccio vedere cose da... sì, faccio vedere cose da turista in realtà, perché a me piace visitare questi luoghi famosi, molto anche banali se vogliamo dire, tipo London Eye, Oxford Street, che ne so, Camden Town. Quindi sì, i posti che faccio vedere sono abbastanza famosi, ma sembrano essere sempre gli stessi, sembra che io faccia sempre le stesse cose nei vlog, me lo fate notare spesso quando faccio i vlog di Londra. In realtà non faccio nulla di entusiasmante, perché io il fatto di venire a Londra lo prendo proprio come una vacanza tranquilla, non magari come una persona che non è mai stata a Londra prenderebbe il fatto di venire qua, cioè che in 4-5 giorni vuole vedere di tutto, fare di tutto, fare mille cose diverse. Io lo prendo proprio più come delle giornate tranquille dove ogni tanto esco, dove visito i miei posti preferiti, che sì, potrebbero essere anche sempre gli stessi, ma a me piacciono, cioè sfruttare queste giornate per fare proprio quello che mi piace e non per forza riempire la giornata di mille cose. Quindi avevo un po' paura che il vlog venisse abbastanza noioso, nel senso che non faccio nulla di mai visto, cioè sono un po' sempre le stesse cose, però a me piace fare così perché il solo fatto di essere a Londra per me rende speciale queste giornate. Quindi vediamo se è Giulia. Sì, è Giulia, adesso sento il suo audio, che cosa mi ha detto. Sta tornando. E in ogni caso, appunto, questo era quello che volevo dirvi. Oggi proverò a vloggare, perché comunque ci tengo a vloggare, a condividere con voi queste giornate e soprattutto a anche avere questo ricordo pure di questa vacanza. Però sappiate che io ne sono consapevole, che magari vado sempre negli stessi posti oppure faccio delle cose molto semplici, ma il motivo è questo. E tra l'altro questa parte lunghissima dove parlo all'inizio del vlog magari vi avrà annoiato, ma io spero che abbiate sentito tutto, perché appunto ogni tanto ci sta anche parlare un po' così seduti faccia a faccia. Adesso appunto arriverà Giulia, quindi finisco un po' di mangiarmi le mie schifezzine, poi decidiamo che cosa fare, anche se oggi sarà appunto una giornata abbastanza tranquilla perché lei ha tutti degli orari in cui deve lavorare, quindi non possiamo stare fuori tutta l'intera giornata come magari abbiamo fatto nei giorni scorsi, però sarà comunque divertente vedere come morirò di freddo al di fuori di questa casa. Bene, stiamo uscendo, la Giulia è tornata, e adesso stiamo uscendo giusto per prendere da bere, visto che come vi ho detto non avevo nulla da bere per quanto riguarda la colazione, e quindi mi sa che mi prenderò un cappuccino perché qua vicino non c'è Starbucks, però c'è un barettino, un caffè molto 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 carino. Quindi adesso ci mettiamo le scarpe. Ah, qui abbiamo anche la spazzatura da buttare. Io mi sono messa questa felpona tutta pelusciosa che ho preso da New Look. Cercherò di non farvi vedere troppi spoiler perché farò una haul di Londra, però siccome questa la sto indossando ve la volevo far vedere, che è caldissima, infatti non vedo l'ora di provarla contro queste temperature. Adesso mi metto anche le scarpe. Queste sono le uniche scarpe che mi sono portata, sono le Dr. Martens. Sì, ho le calze bianche, sono dell'Adidas, tanto non si vedono, tanto non si vedono con i Dr. Martens. Eccoci qua, andato anche con il cappuccio, adesso me lo metto pure io. Anche lei è tutta pelucciosa, lei questa l'ha presa invece da H&M. No, alla fine non fa tanto freddo. È passato il bus, un altro bus. Ok. Una moto. Ok. Allora, prima andiamo a buttare la spazzatura, poi andiamo alla libreria. Dico libreria ma non è libreria, è library, che sarebbe biblioteca, che ha questo caffè, come si dice, questo bar. Comunque dicevo che gli altri giorni c'è stato un giorno, forse era venerdì, che ha fatto freddissimo, c'era questo vento gelido. Adesso fa freddo ma con il sole ci può stare, invece quel giorno la faceva freddo ed era anche nuvoloso, quindi si moriva. Lei aveva comunque su questa giacchetta così pelosa, io no. Vabbè, io avevo sbagliato proprio a vestirmi, perché non mi aspettavo che facesse così freddo, cioè 4 gradi ad ottobre non sono proprio
scontati. Io pensavo facesse freddo un pochino più dell'Italia, ma non così tanto. E quindi niente, sono stata presa un po' alla sprovvista. Infatti in questi giorni ho fatto anche shopping, perché dovevo farlo, testimone la Giulia, che dovevo prendere per forza delle cose. Questo è vero, sto dicendo una grande verità. E poi vabbè, a me piace fare shopping, non lo nego. Devo dire, questa felpa pelucciosa approvata, mi sta proprio tenendo caldo, adoro. Siamo arrivate, abbiamo fatto questa passeggiatina nel vento. Infatti non so nemmeno se mi sentite, perché c'è tutto questo vento, tutti questi rumori. Io che sto diventando sempre più rossa per il freddo. Comunque si chiama Delipad Hub, questo caffè. È molto carino, è anche davvero grande. Questo è l'edificio. Guardate che carino. Oh, ecco qua. La Giulia ha preso, sembra un bicchiere di latte e basta. In realtà è uno smoothie alla banana, è per questo che è bianco. Mentre io ho preso il mio dorato cappuccino. Qua li fanno alti così, cappuccini normali. E sopra ci ho messo un po' di cinnamon per ricordarmi il pumpkin spice latte, anche se non c'entra niente. E poi mi sono presa una banana, visto che ho già mangiato i biscottini a casa. Quindi basta. Sana, sì vabbè, metà sana, metà no. Adesso ci beviamo questi, anzi no, il suo è freddo. Infatti non capisco perché ha preso una roba fredda, che fa freddissimo fuori. Io invece mi scaldo con questo bellissimo cappuccino e poi torniamo a casa. Ma che è? Ci sono tantissimi corvi, tipo. Sì, sono corvi. Siamo tornate a casa, volevo uscire qui in giardino per farvi vedere la giornata. Abbiamo aperto la finestra ed è scappata via una volpe, ma grandissima. C'è proprio una vera e propria volpe che era qui nel giardino, evidentemente. L'ho vista, amo. È andata di là. È scappata adesso, perché qui a Londra ci sono tantissime volpi, tantissime, che in particolare escono di notte a mangiare tipo dai bidoni della spazzatura. E Giulia, visto che appunto abita in questa casa col giardino, spesso le vede magari di mattina che sono appostate nel giardino. Però hanno molto paura degli umani, ovviamente, quindi è scappata. Non l'abbiamo neanche vista, cioè non ci eravamo accorte che fosse nel giardino, altrimenti avremmo fatto piano. Vabbè, ormai è andata, perché qui ci sono un sacco di giardini tutti confinanti, quindi probabilmente loro vanno in uno nell'altro. Quindi è andata. Giulia la sta comunque cercando, ma mi sa che è andata proprio. Comunque io volevo appunto farvi vedere la giornata di oggi, quanto è bella. A parte i 3 gradi, che adesso forse si è alzata un po' la temperatura perché c'è un sole bellissimo. E appunto non ci sono nuvole, è proprio azzurro il cielo. Adoro, veramente. È una giornata fantastica, veramente veramente bella. Ok, ci siamo preparate, perché adesso usciamo a pranzo. Quindi mi sono anche vestita e ho su questo maglioncino che di nuovo ho preso qui a Londra. Vabbè, non vi devo dire più le cose, perché in realtà vi sto facendo una haul all'interno del vlog. Se vedete delle cose nuove che non mi avete mai visto, è perché ve le farò vedere nella haul. Comunque mi piace tantissimo, perché è di questo rosa abbastanza neutro, un po' antico, che mi piace tantissimo. E niente, sono vestita a strati, nel senso che ho poi i pantaloni e sotto i pantaloni le calzamaglia. Qui ho una maglietta a maniche lunghe sotto e sotto un body, quindi vabbè, sono proprio super caldissima. E in più mi metto anche questo bomber tipo giacca a vento, quindi non dovrei soffrire il freddo. Poi stiamo uscendo comunque nell'ora che dovrebbe essere quella più calda della giornata, perché appunto è mezzogiorno. E quindi adesso sto cercando di prendere la mia borsa, che è tutta incastrata nei fili. Ah, mi devo ricordare anche il telefono, forse sarà meglio ricordarlo, con la mia cover presa su Amazon tutta viola. Quindi noi siamo pronte e andremo nella zona di Notting Hill, che qui è vicinissima perché è solo mezz'oretta di pullman, quindi prenderemo anche il pullman. Dicevo che appunto stiamo andando a prendere il bus, perché in questi giorni stiamo cercando di spostarci invece che con la metro, appunto con il bus, che è molto più bello, perché stando sulla terraferma con queste giornate, che anche se sono fredde comunque sono con il sole, con il bus ne approfittiamo per guardare un po' la città, comunque stare sulla terraferma e non sottoterra. Certo, ci si mette un pochino di più. Oddio il vento. Ci si mette un pochino di più perché ovviamente c'è il traffico e tutto il resto, però è molto più tranquillo, molto più carino. Quindi anche a Notting Hill ci andremo in bus, così non dobbiamo neanche cambiare, perché in realtà in metro dovremmo cambiare.
mentre con il bus saliamo e in mezz'oretta siamo a Notting Hill. Poi tra l'altro la fermata non è neanche lontanissima da casa, veramente 2 secondi di camminata. E comunque volevo dirvi che questo outfit a strati sta funzionando benissimo, non ho freddo, vittoria per me. Preparo la Oyster Card. Quella è la fermata, dobbiamo attraversare. Ok, siamo arrivate, dobbiamo prendere il bus numero 52. Salite sul bus, siamo riuscite a prendere i posti davanti al piano di sopra. È tipo come fare un tour di Londra, cioè quando ci si siede qua sopra sembra di fare tipo uno di quei tour sui bus, perché cioè questa è la visuale, praticamente vediamo tutto, bellissimo, poi dall'alto con questa giornata, continuerò a dirlo, ma è veramente bellissima. Quindi adesso ci godiamo questa visuale finché non arriviamo a Notting Hill. Questo quartiere è bellissimo perché è pieno di case super lussuose, super belle. Poi sono tutte o bianche o colorate con i colori pastello. Cioè guardate qua, che figo. Magari vivere qua. Questa è la mia casa con la porta fucsia, adoro. Qua porta azzurra, lì porta rosa. Ma che carine. Ah, qua c'è anche una chiesetta. No, è molto bella questa zona, mi piace tantissimo. Poi il sabato fanno il mercato famosissimo di Portobello Road. Ero andata quest'estate con la Giulia, infatti avevo fatto il vlog. Adesso è lunedì quindi non c'è nulla. Però se venite a Londra ricordatevi il sabato di venire a Notting Hill a Portobello Road, perché è bellissimo, super caratteristico. È un mercato gigantesco con 1000 bancarelle, cibo, cose, veramente. Il profumo di focaccia. Noi invece ci stiamo avvicinando alla parte dei negozi e dei locali, diciamo, fissi, non bancarelle, quelli classici. Ecco, questi sono i negozi che vi dicevo, che sono comunque nello stile del mercato di Portobello, nel senso che sono tutti vintage caratteristici, però questi sono fissi, quindi è carino comunque passeggiare anche se non è sabato. Scegliendo dove andare a mangiare. A parte che se aprite Google Maps in questa zona di Notting Hill ci sono più posti dove mangiare che altro, cioè ci sono tantissimi localini, ristoranti sia di catene tipo Starbucks, Itsu, ma anche localini diciamo più particolari, più, come si può dire, più caratteristici, non lo so. Infatti mentre stavamo passeggiando abbiamo trovato un locale italiano che fa la pizza, fa le arancine, fa tantissime cose proprio italiane. Esposte in vetrina c'erano queste pizze buonissime, quindi adesso siamo indecise perché noi volevamo mangiare il sushi da Itsu, che è buonissimo. E adesso siamo indecise tra la pizza, che potrebbe anche non essere buona perché comunque siamo in Inghilterra, però sembrava buona, oppure il sushi, che vabbè è sempre buono. No, non lo so, la papera. Vabbè, vi facciamo sapere, adesso tipo facciamo bim bom bam, non lo so. Siamo entrate giusto per vedere che cosa c'era, cioè come si fa a resistere a questi piatti. Guardate quante cose, cioè questo è il paradiso del sushi. Poi tra l'altro sono super convenienti perché non costano tantissimo. Io ho provato questo l'altra volta, cioè wow. Mi sa che rimaniamo qua, amo, vero? Ci sono tantissime cose, cioè anche di qua ci sono tutti i piatti, tutti già preconfezionati. No, vabbè. Sfido chiunque amante del sushi a non fermarsi qua. Ecco i nostri piatti. Alla fine non è nemmeno sushi quello che abbiamo preso, perché in realtà qua c'è il salmone che però è cotto, riso e edamame. E poi ho preso questi ravioli da dividere con lei, ovviamente, perché sono tantissimi, vegetariani. Quindi in realtà è più asiatico, ma non proprio sushi. E poi ho preso questo frullato che ha dentro banana, mela, fragola se non sbaglio. Vabbè, un mix di frutta, senza latte, quindi solo frutta, perché oggi col cappuccino ho già dato col latte. Quindi buon appetito. Andiamo da Boots. Ci
Stiamo andando praticamente ogni giorno da Boots. Però, boh, è troppo bello perché ci sono tantissime cose diverse. C'è cibo, ci sono prodotti, c'è di tutto. Vedete? Qua c'è il cibo. La Lind, oh mio Dio. Questi rosa non li avevo mai visti. Ah, sono alla fragola. Questi rossi sono i miei preferiti. Poi qua ci sono le patatine. E poi qua iniziano tutti i prodotti. Questa marca qua mi piace tantissimo, si chiama Soap & Glory. Guardate che belli i loro prodotti, vabbè esteticamente sono bellissimi, però ne ho provati molti e sono anche veramente buoni. E poi qui ci sono gli stand delle marche di make up, la Bourjois buonissima. Quindi veramente tipo un negozio tutto fare, in Italia non c'è questo concetto di negozi come qua. Piegaciglia, devo comprarlo assolutamente, mi è venuto in mente. Sono di nuovo, ma questa tenda, sposto un po' la macchinetta, ok. Sono di nuovo a casa da sola perché la Giulia è uscita di nuovo per lavoro, quindi mi sono messa qui comoda, mi sono cambiata. Non mi sono struccata perché probabilmente stasera usciamo per cena, credo, quindi non mi sono struccata. Però mi sono messa comoda. Io ho su questa felpa di, credo, H&M, che ho preso l'anno scorso, che è molto halloweenosa, visto che ci avviciniamo al giorno di Halloween. Mi sono portata qui a Londra anche delle cose un po' spooky da indossare appunto nei giorni precedenti ad Halloween. Ero qui col computer, che stavo vedendo qualche video su YouTube di nuovo, come stamattina. Però in realtà volevo mettermi un po' ad editare già questo vlog, così che io riesca a farlo uscire il prima possibile, perché appunto ho abbastanza tempo anche per montare i video, quindi mi piacerebbe far uscire questi vlog di Londra il prima possibile. E intanto sto facendo un piccolo snack, una piccola merenda alle 3:30, quindi non è proprio una merenda, con questi, cioè ragazzi per me questi sono una droga, non sto scherzando. Come vi ho detto appunto sono di Tiger, sono al caramello, sono buonissimi, li sto mangiando praticamente tutti, ne mancano due. Ah, comunque oggi da Boots alla fine non ho preso niente di che, ho ricomprato l'acqua che mi tengo qui sul comodino perché bisogna bere, io che bevo pochissimo me lo devo ricordare, quindi ho preso l'acqua. Ho preso dei fazzolettini che mi erano finiti perché sono ancora un po' raffreddata. Per fortuna sono guarita dal malanno che ho avuto, però comunque ogni tanto devo soffiarmi il naso e avevo finito i fazzoletti. E poi ho preso il piegaciglia, niente di che, mi serviva un piegaciglia nuovo perché l'altro ce l'avevo da troppo tempo. E quindi niente, aspetterò qui la Giulia mentre editerò un po' il video, starò qui tranquilla. Tra l'altro in questi giorni abbiamo anche iniziato insieme una nuova serie TV che è uscita da poco su Netflix, che è super halloweenosa, che è la... com'è che si chiama? Le terribili avventure di Sabrina, che è tipo un remake barra la vera storia di Sabrina, perché a quanto pare la serie TV che c'era anni fa, tipo la serie TV anni 90, Sabrina vita da strega, in realtà non era davvero fedele alla storia originale, ma è più questo di Netflix che è fedele alla storia originale, se così ho capito. Io comunque sono una di quelle persone che adorava la serie TV Sabrina vita da strega, quindi per me è difficile non fare magari dei paragoni con questa, anche se questa è più fedele a quanto pare, però comunque a me piaceva tantissimo quella che vedevo da piccola. Ma questa è molto molto nel mood Halloween, quindi ci sta tantissimo vederla in questo periodo perché è ambientata proprio ad Halloween e l'atmosfera è molto spooky, molto tenebrosa. Quindi io e la Giulia ogni sera ci guardiamo 2 o 3 episodi, non l'abbiamo ancora finita perché un episodio dura 1 ora, quindi dura abbastanza, però sì, è carina e divertente per questo periodo. Update sul tempo, per fortuna non ha ancora piovuto, anzi il cielo è ancora bellissimo, ci sono un po' di nuvole adesso, però come vedete la luce è veramente meravigliosa. Io continuo a bere, cosa positiva, e adesso metto anche un po' in carica la macchina fotografica perché anche se oggi non l'ho usata chissà quanto, perché è il primo vlog che faccio, comunque aveva la batteria scarica, quindi la metto anche un po' a caricare. E ovviamente sono fuori fuoco. Eccomi! Allora, update della giornata. Sono tipo le 6:30 e fuori è buissimo. Ecco, non riuscite neanche a vederlo perché aspettate che provo ad aprire qua. Ok. Oh,
A parte che c'era un tramonto bellissimo stasera, ma ora il cielo è così. Scommetto proprio che questo qui è un pianeta, dopo vado a controllare qual è sulla mia app. Comunque è buissimo perché è cambiata l'ora stanotte, quindi ormai diventa buio subito, infatti sono 6:30 ma sembra già notte. Alla fine penso proprio comunque, ecco qua, che io e Giulia non usciremo stasera perché lei deve fare delle cose appunto per quanto riguarda il suo lavoro e io appunto sono stata un po' qui e ho già montato praticamente tutto il vlog, quindi sono proud. E quindi appunto credo che staremo qui, quindi io stavo pensando di struccarmi e di farmi una bella maschera perché praticamente in questi giorni girando un po' per i negozi sto prendendo alcune maschere, sia patch occhi da fare solo nella zona del contorno occhi, sia proprio maschere idratanti per tutto il viso, così ne provo alcune di diverse marche e poi prima di tornare a casa mi faccio il rifornimento della maschera che mi è piaciuta di più. Per ora ce n'è una di Urban Outfitters, che vendono da Urban Outfitters, che mi è piaciuta molto. Non ce l'ho qui da farvela vedere perché l'ho già fatta e appunto mi è piaciuta, in caso se la riesco a ritrovare ve la faccio vedere nella haul. E quindi stasera sono venuta di qua, ma in realtà la mia maschera è di qua. Stasera me ne faccio una che in realtà è di una marca che si può trovare benissimo ovunque perché è della Garnier, però l'ho vista da Boots e volevo provarla, sicuramente ci sarà anche in Italia. Si chiama Moisture Bomb e quella che ho scelto io è al melograno e c'è scritto che è super idratante e anche revitalizzante ed è una tissue mask, quindi quelle che si applicano senza dover mettere creme cose, ma non mi ricordo come si dice, ah sì, maschera in tessuto, ecco, io adoro le maschere in tessuto perché sono le più comode e veloci da fare. Quindi ora mi vado a struccare. L'unico problema è che qui in bagno quando si accende la luce si accende anche la ventola. Ah no, era già accesa, quindi c'è questo rumore in sottofondo, forse un po' fastidioso. Comunque, già che ci sono, per parlarvi un po', vi faccio vedere cosa mi sono portata come skincare qui a Londra. Allora, queste sono le salviettine struccanti che sto utilizzando. Aspettate che chiudo la porta. Ok. Dicevo, queste sono le salviettine struccanti che in realtà ho comprato qui, non mi sono portata dall'Italia. Sono della marca Simple, che è molto buona e molto conveniente. E sono semplici cleansing wipes, che però sono anche idratanti, una cosa in più. Invece io da casa mi sono portata questo bifasico, vediamo se si riesce a vedere, eccolo qua, questo bifasico di Lancôme, che in realtà mi ha regalato Daniele, quindi l'ho provato qui in viaggio, però mi sta piacendo. E niente, è semplicemente un bifasico, nulla di che. E non è comunque oleoso, non contiene oli. C'è scritto non oily. E poi infine l'ultimo passaggio, dopo aver usato le salviettine e aver usato il bifasico, passo un detergente. Mi sono portata questo qui perché almeno nella size piccola è di Bottega Verde, si chiama Estratti di Bellezza Gel Struccante Viso Occhi, nient'altro, per tutti i tipi di pelle, Make Up Removing Gel. Eccolo qua, penso sia l'aloe vera se non sbaglio. Comunque non è molto importante perché in realtà questo non lo uso molto a casa, l'ho portato solo per il viaggio. E basta, queste sono le cose che mi sono portata per la skincare. E qui sto comprando, come vi ho detto, un sacco di maschere. Diciamo che la luce non è delle migliori, così forse è meglio, ma mi devo mettere la maschera, quindi vi devo appoggiare. Adesso la apro cercando di non fare casini. Anzi, è meglio che mi tiro indietro i capelli. Già ho capito. Apriamola. Sicuramente è super impregnata di prodotto. Non so perché lo sto dicendo in tono così preoccupato. Ok, io poi qua non riesco mai a capire qual è il lato giusto che io dovrei applicare sul mio viso. Ok, spero di azzeccarci. Si sta tutta. Ok, ce la posso fare. Mmm, che buon profumo. E adesso improvvisamente sembrerò tipo un fantasma. Potrei utilizzarla come maschera per Halloween, perché sicuramente fa paura questa visione di me. Aiuto, sembra che non ho più le sopracciglia. Io che non so mettere le maschere. Forse ce l'ho fatta. Ok, maschera messa. Io orribile, vi evito questa visione. E ci vediamo quando la devo togliere. Mettiamo 15 minuti, che poi tanto io le lascio sempre di più. Ecco qua. E adesso mi guardo il nuovo vlog super autunnale di Zoella.
Maschera fatta, io mi sento tipo rinata. Sì, la mia pelle fa schifo perché ho tutte le cicatrici dell'acne, però stra glowy e stra idratante, mi sento super, non lo so, rimpolpata. Quindi ve la consiglio, anche perché è stra piena proprio di prodotto, si sente davvero che ce l'avete poi sulla pelle. Quindi approvata. E adesso scegliamo che cosa mangiare. Lei è ancora truccata, quindi è molto più bella di me. Sì, invece. Vediamo un po' cosa scegliere. Comunque, ci sono le uova. Le uova. I funghi. Adoro. Alla fine cena alternativa, siamo passati direttamente al dolce e ci facciamo latte di soia al cioccolato con i cornflakes. E poi ci sono anche i tuc, se abbiamo voglia di qualcosa di salato. Quindi io con questa cena vi dico buon appetito. Bene, dopo questa cena posso darvi la buonanotte, non vedo l'ora di montare tutto il vlog e di pubblicarlo, ma soprattutto non vedo l'ora poi di farvi vedere come passerò Halloween qui a Londra. Abbiamo già in programma un sacco di cose bellissime da fare, quindi vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro video o un altro vlog. Mua! Ciao!